Quarto giorno di gara a Budapest, siamo con Stefano Morini. Stefano, i ragazzi sono scesi in acqua tutti e due. Oggi pomeriggio c'è una finale importante. Ti sei fatto un'idea, avendoli visti in vasca, di a che punto sono della loro preparazione? Quali sono le tue sensazioni rispetto al loro stato di forma e quali sono le cose che ti diranno se quella di oggi sarà una buona prestazione, al di là del tempo, chiaramente? Ma io penso sicuramente loro sono in ottima forma, faranno una buona, per non dire ottima, prestazione. L'importante è nuotare, e ognuno deve nuotare con le sue caratteristiche, senza dover stravolgere la propria nuotata, la propria tecnica, perché pensa che magari qualcuno passa più forte, allora per andarlo a subito a chiudere il gap, di aumentare la velocità scorciando la frequenza. Loro hanno questa sensazione di poter fare loro la gara, di dettare la gara loro, e noi vediamo e vedremo quello che succede. C'è un detto che se si parte verso 3,50, 3,51 o qualcosa meno, siamo molto in linea, per poi stabilizzarsi sul 28,2, 28,4. Questo è l'obiettivo per entrambi. Chiaramente, come ben sapete, entrambi hanno delle caratteristiche notevolmente diverse, però più o meno è questo l'obiettivo. Penso che con 7,40 si vinca, e sono fiducioso. Chi è quel qualcuno che potrebbe distrarli da questa strategia di gara? Beh, sicuramente Su Yang è uno che non bisogna portarselo dietro, però abbiamo visto fino a ieri sera è in una forma spettacolare, e nelle distanze un po' più lunghe le paga un po' di più. Mi sembra che non riesca, o perlomeno finora ha dato l'impressione di non riuscire a dettare lui il ritmo su queste distanze. Però può darsi che sia migliorato e abbia giocato con i miei atleti fino a ieri sera, e domani, cioè oggi, faccia la differenza. Comunque, se si vince con un ottimo tempo e non si arriva dietro, non voglio dire ben venga, siamo contenti lo stesso. L'importante per noi è lavorare come abbiamo lavorato e fare il risultato su questi ritmi e su queste distanze come abbiamo un po' studiato a tavolino. Dopo i 400 metri stile libero, Gabriele ha detto: sono abbastanza soddisfatto, pur comunque notando la felicità nei suoi occhi per un bronzo mondiale che finalmente è arrivato. Quell'abbastanza te l'ha spiegato meglio a te? Ti ha detto qualcosa in più che vuoi dirci? No, lui ha detto solo che chiaramente, rompendo il ghiaccio tutte le volte, sia l'anno scorso a Rio che quest'anno, è sempre leggermente un pochino più in tensione. Ci aspettavamo qualche decimo di meno, minimo tempi di Riccione, però è chiaro che gareggiare a Riccione vale per tutti, no? Non vi ricordate l'anno scorso tutti i giornalisti e voi che avete fatto polemiche perché magari il tempo di Carini era da finale a Rio? Cioè, è differente gareggiare un colpo solo in Italia, e mentre qui si deve passare due o tre turni e con avversari che sono avversari. E naturalmente già la mattina non è facile entrare, per nessuno, anche per il campione olimpico, entrare immediatamente in gara per fare il meglio. Io devo dire la verità, sono un pochino leggermente deluso, non tanto dal tempo, da come è stata impostata la batteria del mattino. E io dico sempre che bisogna nuotare molto veloce al mattino, mentre secondo me lui al mattino ha avuto la sensazione di voler non faticare, cercando di fare lo stesso risultato, e però questo non faticare non l'ha dato una sensazione del ritmo che poteva avere nelle braccia, la possibilità vera. Ecco, l'unico rammarico che posso dire è questo. Poi tutto il resto, il risultato terzo posto mi va benissimo. Si può dire che col tempo di Riccione arrivava secondo.
Orto può dire che col tempo di Rio arriva primo o secondo, e insomma, questi sono giochi che lascio ad altri. Le medaglie sono quelle che contano e basta. Ieri c'è stato il grandissimo risultato di Simona Quadarella, anche lei appunto finalmente un'altra italiana che si cimenta e bene nelle gare lunghe. Come hai visto la sua gara e come l'hai valutata? Beh, l'ho valutata una gara spettacolare. Lei è stata brava nonostante la prima manifestazione internazionale importante dove si presenta in una finale a dettare il proprio ritmo. Sono le altre che hanno dovuto impegnarsi per starli dietro. E questo è una nota di personalità, di consapevolezza, di aver lavorato bene e di essere per il futuro tosta, una ragazza tosta e che in funzione olimpica ci darà alla squadra nazionale delle ottime soddisfazioni. Grazie Stefano, buon proseguimento. Grazie e buonasera.